Salve a tutti, la 38ª edizione del Torino Film Festival inaugura questo spazio dedicato alle scuole di cinema nazionali e internazionali e il titolo scelto per questa sezione è Il cinema e scuola. L'idea del neo direttore Stefano Franciadicelle e del curatore di questa sezione Daniele De Cicco è quella non semplicemente di offrire una vetrina alle scuole di cinema, ma di portare le scuole di cinema e non solo le scuole di cinema all'interno del festival. E potremmo dire in un certo senso che un ritorno allo spirito originario del Torino Film Festival, che nasce come Festival di Cinema Giovani, su iniziativa del professor Gianni Rondolino, con un gruppo di allievi che potremmo definire giovani turchi, tra cui Barbera, Turigliatto, Della Casa. E l'idea appunto è quella di indagare le metodologie didattiche, le buone pratiche, più in generale le filosofie di alcuni tra i più importanti enti, scuole che si occupano della formazione audiovisiva, perché la ferma convinzione è che il cinema vada innanzitutto pensato prima di essere fatto e che la formazione cinematografica soprattutto sia fondamentale per la formazione della persona tout court. E in questo l'incontro di oggi con l'Istituto Casanova di Napoli, che è una scuola secondaria superiore che si occupa di audiovisivo, la più grande del sud Italia, è in un certo senso un esempio perfetto. E io ho avuto l'onore di insegnare in questa scuola per 5 anni e ho realizzato il film Scene da un laboratorio, da cui partirà questa nostra breve chiacchierata, conversazione, però è evidente a tutti sin da subito il mio conflitto di interessi in quanto autore di questo film e nonché collaboratore di questa sezione del festival, e quindi ho chiesto l'aiuto di un amico, nonché uno dei massimi esperti di educazione cinematografica, docente della IULM di Milano e dell'Istituto Steiner di Milano, Mimmo Gianneri, a cui cedo subito la parola. Beh, ti ringrazio Luigi intanto per questa presentazione davvero anche troppo generosa e ringrazio anche tutti gli organizzatori di questo primo focus sull'insegnamento del cinema e dell'audiovisivo nelle scuole superiori italiane. Focus importantissimo perché l'insegnamento dell'audiovisivo nelle scuole superiori è un tema del quale effettivamente non si parla forse abbastanza. Ma grazie soprattutto al Piano Nazionale Cinema per la Scuola, ormai sono tantissimi i progetti che sono stati promossi negli ultimi anni e sono tantissime le scuole che in maniera silente lavorano nell'ambito dell'audiovisivo con progetti più o meno innovativi, ma sicuramente interessanti e che andrebbero raccontati, esplorati, condivisi. Il documentario illuminante dal mio punto di vista è rappresentativo anche di una certa tendenza del fare cinema a scuola di cui parliamo oggi e si inserisce appunto all'interno di questo Piano Nazionale Cinema per la Scuola, che è un piano che prevede ogni anno la destinazione di ben 12 milioni di euro per progetti di promozione e alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo. E nel caso specifico, il documentario di cui è regista Barletta, ma che in realtà è il frutto di un team di professori, coordinatori e di appassionati all'audiovisivo e alla condivisione degli studenti di progettualità che utilizzino l'audiovisivo come forma di integrazione, si inserisce all'interno però di un contesto di eccellenza, se posso permettermi, che è quello dell'Istituto Casanova di Napoli. L'Istituto Casanova di Napoli, che è una delle prime scuole, sicuramente la scuola più importante nel sud Italia, che già da anni, probabilmente da decenni, ce lo dirà la dirigente della scuola, promuove delle iniziative, soprattutto dei percorsi curricolari sull'insegnamento dell'audiovisivo a scuola. Io quindi cederei subito la parola alla preside, se può darci alcune indicazioni su che cos'è l'Istituto Casanova, su come lavoro, quali sono i suoi obiettivi e da chi è costituita magari la sua utenza.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e questa bellissima occasione di poter condividere con voi anche la qualità e lo sforzo che tutta la scuola, la comunità di questa scuola, dell'Istituto Casanova, compie ogni giorno alla ricerca insieme ai docenti e agli studenti di una professionalizzazione di alcuni percorsi di studi che sono stati e hanno avuto uno sviluppo negli ultimi anni veramente incredibile. L'audiovisivo, nello specifico, nel nostro istituto conta la maggior parte degli studenti e ha una richiesta ogni anno sempre più crescente per interessi dei ragazzi stessi, per la capacità che abbiamo avuto anche di promuovere una sorta di diciamo di lavori che sono stati condivisi e sono stati in qualche modo pubblicizzati sul territorio e non soltanto locale ma anche nazionale e hanno fatto quindi del nostro istituto anche una punta di un po' di orgoglio, insomma, per noi, per questo lavoro che viene svolto quotidianamente dai nostri docenti che lavorano alacremente affinché questi studenti poi possano ritrovarsi con una formazione di qualità e un prodotto, diciamo, di studio che può essere non solo spendibile immediatamente, ma anche per loro la possibilità di iscriversi all'Accademia, come è già capitato per molti nostri studenti, o fare dei percorsi universitari diversi, ma comunque di una scuola di alta professionalità per quanto riguarda l'audiovisivo. La scuola, insomma, è una scuola del fare oltre che del sapere, quindi abbiamo laboratori ormai di ogni tipo, da quelli della falegnameria o della liuteria, fino ad arrivare a un Fab Lab. Abbiamo una sala cinema importante che conta ben 60 posti. Ora stiamo in allestimento di una sala di registrazione e di regia, quindi per poter ospitare e quindi lavorare diciamo vicino al laboratorio di montaggio in maniera più efficace per gli studenti dell'audiovisivo. Lo sforzo, insomma, dell'intera scuola è quella di spostarsi abilmente dalle aule, già diventate aule laboratorio, nel laboratorio proprio, quindi nello spazio dedicato alle attività di pratica. Quindi vi ringrazio ancora tutti per averci invitato a questo festival. Grazie mille, intanto la ringrazio per questa presentazione dell'Istituto Casanova che effettivamente rappresenta un'eccellenza e soprattutto il focus che lei ha posto su questa doppia dimensione, quella del fare e insieme del progettare, del pensare l'audiovisivo, che è una doppia dimensione fondamentale che rappresenta non soltanto la scuola, il Casanova, ma tante altre realtà che oggi esistono in Italia, perché vuole ricordare che oggi ci sono circa 300 scuole tra professionali, tecnici e licei artistici, è un indirizzo audiovisivo e multimediale, che propongono almeno un modulo di insegnamento dell'audiovisivo. E questa nuova forma di educazione all'audiovisivo è fondamentale perché un po' va in controtendenza rispetto invece a un'abitudine che purtroppo ancora esistente nella scuola italiana, di pensare al cinema nelle scuole soltanto a fini strumentali o illustrativi di altre materie. Ma venendo all'esperienza appunto del laboratorio di scene da un laboratorio, del documentario appunto di cui stiamo parlando e di cui abbiamo accennato fino ad ora, mi sembra che emerga sia la doppia dimensione di cui abbiamo parlato, del progettare e del fare, sia una doppia dimensione che poi va al cuore di quella che è l'attività didattica. Da un lato, scena da un laboratorio è il racconto di un laboratorio teatrale, questo racconto del laboratorio teatrale è stato realizzato con la messa in campo di veri e propri professionisti dell'audiovisivo, di cui poi ci racconteranno Luigi, Chiara e altri. E dall'altra parte invece c'è l'altra dimensione che è fondamentale e forse anche la più interessante, dell'autoracconto degli adolescenti che si raccontano utilizzando un loro proprio linguaggio. Vorrei chiedere a Luigi Barletta, che è il regista del documentario, di raccontarci come ha lavorato su questa doppia dimensione, qual è stata la progettualità dietro l'ideazione e poi la realizzazione di scene da un laboratorio.
Sì, la chiave è proprio quella che dicevi, Mimmo, cioè quella di parlare dei giovani, ma non dal nostro punto di vista di adulti, di docenti, ma di cercare di far parlare i giovani. E quindi nella progettualità, nell'ideazione di questo piccolo documentario, abbiamo pensato di utilizzare i video realizzati dai ragazzi stessi. I ragazzi hanno seguito un laboratorio per l'intero anno scolastico e purtroppo si è interrotto per cause di forza maggiore note a tutti, e hanno seguito questo laboratorio e parallelamente li abbiamo invitati a realizzare dei video con i loro smartphone, dei video però che non avevano una traccia precisa. Noi abbiamo semplicemente detto di registrare dei momenti significativi e abbiamo raccolto materiale, vi lascio immaginare, multiforme, eterogeneo, e insomma che però dal quale emergeva la vita davvero senza fronzoli, senza maschere, la vita vera di un adolescente. Io sono orgoglioso di questo aspetto che emerge nel film, cioè quello di dei ragazzi che spontaneamente riescono a raccontare loro stessi. E oggi per fortuna poi daremo la parola a loro che avranno modo di dire per loro che cosa ha significato questa esperienza. E insomma, ecco, diciamo che per una volta abbiamo provato a non essere noi a costruire qualcosa su di loro, ma di partire da loro stessi. E poi lascerei, insomma, la parola alla professoressa Cimini per quanto riguarda anche la strutturazione dell'intero progetto, perché lei che si è occupata anche di trovare i fondi per realizzare questo lavoro. Molto interessante quello che dici, Luigi, anche perché tu accenni poi alla questione fondamentale che riguarda sostanzialmente il lavoro del docente. Il lavoro del docente è sempre quello di cercare di superare un conflitto e proporre una mediazione con gli studenti. E mi sembra che il conflitto è quello dato dalla rigidità, purtroppo, del setting educativo scolastico, un po' verticistico, che ci costringe sempre a sconfiggere la noia e la riottosità degli studenti, e quindi cercando continuamente di stimolarli con nuove attività, con progetti, e coinvolgendoli, in questo caso in maniera molto attiva, perché sono stati loro stessi a produrre alcuni dei loro lavori. E poi c'è un lavoro fondamentale di mediazione, che è quello che appunto è stato svolto in questo caso appunto da Chiara Cimini, da Fabio, che sono un po'. Chiara è stata tra l'altro anche la produttrice di questo film, è una docente, ma si è un po' riciclata, un po' come improvvisata come produttrice in maniera particolarmente efficace, perché ha dovuto, immagino, anche estendere il progetto e poi appunto proporre questa mediazione tra la classe e il laboratorio teatrale che è stato svolto da Fabio Serra, cercando di instradare la creatività degli studenti nella maniera più efficace possibile. Se ci vuoi raccontare un po' come si è svolto il tuo lavoro? Noi possiamo dire che sono alcuni anni che le istituzioni hanno mostrato un'attenzione particolare verso il linguaggio audiovisivo, ma non soltanto verso l'idea di appunto portare il linguaggio audiovisivo nelle scuole, ma proprio portare la produzione del mondo audiovisivo e multimediale all'interno delle scuole. Quindi il progetto nasce in riferimento a un bando che è quello del Piano Nazionale Cinema per le scuole, dove appunto veniva richiesto la produzione di un film. Quindi l'idea era proprio quella, non di portare, come si può fare spesso nei nostri istituti, i ragazzi sul set, ma portare il set nella scuola. Quindi quello che noi abbiamo fatto con questo progetto è stato appunto creare un vero e proprio set di un documentario all'interno della scuola. Le riprese, la color sono state fatte comunque da professionisti del settore. Quindi i ragazzi hanno avuto modo di sperimentare anche la realtà della produzione audiovisiva. E poi il progetto, come diceva anche il professore Barletta, aveva l'intento di puntare il faro sugli adolescenti, sui giovani, che sono sempre un segmento, se possiamo dire così, della popolazione molto poco raccontato dai media o comunque raccontato attraverso stereotipi. Quindi il lavoro che abbiamo fatto è stato questo.
portare il set all'interno della scuola, far conoscere ai ragazzi come funziona effettivamente la produzione audiovisiva e soprattutto raccontare poi i ragazzi, non attraverso i soliti stereotipi, soprattutto relativi alla realtà giovanile, magari campana, se vogliamo, per come viene raccontata dai media, dai tanti Gomorra e quant'altro, insomma. E raccontare invece come sono davvero i nostri ragazzi, i ragazzi che frequentano la nostra scuola, che sono dei ragazzi che hanno sogni, obiettivi, passioni, e questo nel film viene raccontato molto bene, insomma. Assolutamente, emerge proprio il racconto dal basso di ragazzi che stanno, che raccontano la propria quotidianità, nello stesso tempo stanno svolgendo un laboratorio teatrale in una metropoli italiana. Che è anche Napoli, ma non è la Napoli certamente né di Gomorra né di tanti altri racconti che vediamo anche nelle reti generaliste. E oltre al set cinematografico che è entrata a scuola, ancora prima è entrata a scuola un teatro. Volevo chiedere a Fabio Serra, a questo proposito, come è stato per lui calcare insomma la scuola invece che il palco teatrale, e come si è trovato in questa forma di mediazione appunto tra gli studenti e tra i ragazzi di quell'età. Non so se avevi già lavorato con ragazzi di quest'età, o comunque sicuramente non l'avevi fatto probabilmente in ambito scolastico. Come ti sei trovato e come hai lavorato con loro? Buongiorno a tutti e intanto vi ringrazio per l'invito e approfitto per ringraziare anche finalmente la preside del Casanova per l'opportunità che mi ha dato di partecipare a questo laboratorio. Sì, come diceva il professor Gianneri, per me è stata un'esperienza abbastanza unica, perché io sono passato dalla mia attività di attore sul palcoscenico per un momento della mia vita, brevissimo, però sono passato a essere un didatta. Questo mi ha permesso, già l'avevo fatto con dei professionisti, ma farlo con persone che non, diciamo, che non vivono nel mondo del teatro, che non vogliono accedere al mondo del teatro attraverso proprio una scuola, è un fatto abbastanza singolare. Mi ha fatto capire anche quanto sia importante la didattica del teatro fatta in una scuola, cioè non in una scuola di teatro specifica, ma fatta proprio in un istituto tecnico, quindi che potrebbe essere però anche un liceo, che potrebbe essere un qualunque altro tipo di scuola, perché la formazione che dà diciamo gli input che riesce a trasmettere a dei ragazzi il fatto di confrontarsi con il teatro è didatticamente molto molto formativo. Questo si può vedere proprio attraverso anche il film che è stato girato. Tutta la parte che riguarda il teatro è la parte che più evidenzia la crescita di interesse che questi ragazzi hanno messo, diciamo, dai primi incontri fino quasi, diciamo, alla realizzazione poi delle scene, addirittura la speranza che potesse diventare uno spettacolo, quindi un fatto compiuto. E questa formazione che via via si riesce a leggere attraverso la loro esperienza con la materia teatrale, è fatta proprio di un'introspezione anche interiore che produce e che aiuta. Non a caso il teatro è anche terapeutico spesso, e quindi diciamo che da un punto di vista formativo aiuta sicuramente un ragazzo che è in un'età soprattutto adolescenziale, quindi di formazione, a darsi delle basi non solo per poter magari poi diventare un attore, ma per poter meditare sulla propria vita, sulla propria esperienza quotidiana. Ecco, questo. E mi ha permesso di potermi scambiare con loro, cioè di poter scambiare con loro questa esperienza e vedere loro lavorare, per me è stato molto, molto interessante e mi ha insegnato più che... Spero io di aver insegnato qualcosa a loro, ma io ho ricevuto moltissimo in questo. No, molto interessante. Intanto ti chiedo scusa per averti chiamato Fabio Serra. No, no. Non c'è problema. Ho pensato,
Ho pensato in realtà unitamente a Fabio Pacelli, che è il docente di italiano che ha proposto la mediazione con la classe e con cui avete lavorato a stretto contatto, e lo si vedeva benissimo appunto nel documentario. È molto interessante questa dimensione che emerge tantissimo nel documentario, che poi sostanzialmente è la dimensione più importante per chi fa audiovisiva a scuola, che è quella dell'autoriflessione, della dimensione di creatività che passa attraverso un'autoriflessione degli studenti, dei ragazzi che vengono coinvolti in queste attività, in cui poi spesso è più interessante il percorso che viene fatto più che l'esito finale, che poi tra l'altro, se non sbaglio, il vostro spettacolo teatrale è stato un po' bloccato anche dall'emergenza coronavirus, perché siete arrivati sostanzialmente più o meno alla primavera, e quindi per questo motivo mi sembra di capire che non siete riusciti poi a portare a compimento lo spettacolo teatrale, ma chi se ne frega in fin dei conti, che manca, di fatto è più interessante il percorso. Io volevo chiedere a Fabio invece come sono stati, che lavoro lui ha fatto con gli studenti, poi magari invece sentiamo anche loro se hanno qualcosa da raccontare, da dire, come è stata questa esperienza, in maniera insomma sincera, chi vuole intervenire può farlo senza nessun tipo di problema. Volevo chiedere a Fabio appunto come ha lavorato con la classe, come sono stati scelti gli studenti, e che tipo di difficoltà ha avuto anche nel lavorare con loro, nel farsi raccontare, ecco, da loro la loro emotività. Sì, dunque è stato detto abbastanza, insomma, da chi mi ha preceduto. In effetti, se io devo restringere un attimo l'intervento a quello che è la mia funzione proprio di docente, ecco, io ho aderito a questo progetto con entusiasmo per una serie di aspetti. Il primo sicuramente è quello che un laboratorio teatrale, condotto poi nella maniera egregia in cui ha fatto Paolo Serra, prima di tutto aiuta un docente italiano come me a insegnare la lettura. Se c'è una difficoltà in cui si imbatte oggi un docente italiano, è questa, come dire, disattenzione, questa quasi incapacità degli studenti di concentrarsi seriamente, di approdare alla profondità di quanto la lettura riporta. Affrontare un testo classico come può essere Shakespeare oppure come può essere Molière e capire fino in fondo la battuta e tradurla non solo nella comprensione appunto della puntuale di ogni parola, ma anche in una traduzione quasi corporea, riporta proprio alla nostra antichissima tradizione di lettori, che ci riporta addirittura al Medioevo, quando la lettura era un atto assolutamente totale. Ecco, perché noi abbiamo imparato a leggere i libri senza parlare dai monaci. I monaci leggevano i libri quasi come se fosse una preghiera, era un atto spirituale e anche un atteggiamento corporeo. La seconda, il secondo aspetto che mi ha spinto a coinvolgere un'intera classe, ecco, una particolarità di questo laboratorio era che era coinvolta solo una classe, quindi un gruppo già noto fra di loro, e questo è stato un altro elemento di esperienza, perché ho visto crescere la classe. Ho visto proprio una sorta di miracolo, perché poi noi docenti siamo, lavoriamo su degli intenti, ma non sempre riusciamo a cogliere il nostro obiettivo in tutti gli studenti, proprio perché ognuno ha le sue vie di apprendimento, ha i suoi tempi, alle sue stagioni addirittura. Quindi, e invece è stato sorprendente vedere questa classe crescere nell'interesse, come diceva Paolo, e crescere proprio anche mentalmente e prendere coscienza dell'importanza di questo lavoro, che per loro, che sono dei futuri operatori nell'audiovisivo, quindi destinati, non aspiranti attori, destinati per lo più a stare al di qua della macchina da presa, ecco, stare un attimo al di là sarà un bagaglio importante per loro quando si accingeranno, secondo le loro scelte, a svolgere appunto le loro attività nel campo della produzione della fiction, come si suol dire. Voglio essere breve, insomma, questi secondo me sono i punti di forza di questa esperienza, di cui io sono estremamente soddisfatto.
No, molto interessante quello che dici, tra l'altro mi fai pensare anche a uno dei più grandi e grossi luoghi comuni sulla scuola, quella dell'esistenza del gruppo classe, cioè l'idea che ci sia un docente. Questo è un luogo comune soltanto per quelli che non hanno mai svolto l'attività di docente in una scuola superiore o comunque nella scuola dell'obbligo, il fatto che l'attività del docente sia quella di erogazione sostanzialmente di un servizio, un gruppo classe indistinto che assimila come se fosse una specie di, come dice Lazzolino, un imbuto, tutto ciò che viene comunicato da un docente. E invece emerge tanto questo, ed è l'aspetto fondamentale, che è di fatto il mestiere del docente è quello di trovare all'interno di un gruppo, che comunque è più o meno coeso, dei percorsi individualizzati, che poi sono diversi da studente a studente. E questo bellissimo gruppo classe della sezione, non so che sezione sia, insomma del Casanova, emerge tantissimo una differenza tra individuo e individuo, in una comunità, in una comunione di intenti, che è molto bella, la bellezza appunto della difficoltà anche dell'attività del docente oggi. E a questo proposito, se c'era qualche studente che voleva intervenire, eccolo qua, Gabriele, ciao, io vi ho visto soltanto il documentario, anche Maria, ciao. Se volete un po' raccontare cosa è stato, cosa avete imparato, cosa non avete imparato durante questo laboratorio, cosa vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto di più fare, insomma, che cosa vi portate a casa, dato che siete così tanto tempo a casa, in seguito al documentario. Allora, oltre a dire che è stata un'esperienza veramente che ci ha aiutato, è stata formativa, e ringrazio tutti comunque. Ci hanno fatto veramente, diciamo per la prima volta, fare quello che noi vogliamo fare da grandi. Stare in un set con tante persone, anche c'è tra di noi, compagni. Per questo è anche uno degli ultimi progetti che ci teneva legati, quindi ci è dispiaciuto molto E questa è una cosa che provo anch'io quando mi capita di realizzare dei piccoli progetti, più piccoli e meno belli di questo, con i miei studenti, che poi quello che viene fuori in genere è appunto il fatto che gli studenti si uniscono tanto fra di loro nel fare queste cose, perché hanno dei ruoli molto definiti, ma nello stesso tempo hanno necessità comunque di collaborare tra loro, perché se non si collabora non si porta a casa niente, giusto? E quindi questa cosa qua poi crea dei bei rapporti, assolutamente. Maria, Irene, avete qualcosa da dire su questo o su altro? Ah, c'è anche Antonio. Ciao Sì, Antonio. buongiorno. Come diceva prima il professor Pacelli, diciamo che noi ci siamo trovati proprio nel set, nel senso che magari ci hanno fatto stare davanti alle telecamere quando noi in realtà lavoriamo sempre dietro, praticamente. È stata comunque un'esperienza fantastica perché siamo diventati un gruppo classe molto più unito di prima. Abbiamo avuto divergenze, abbiamo avuto tante discussioni. Chi all'inizio, come me, era un po', diciamo, non molto convinto a fare questo progetto, soprattutto di teatro, perché c'è la timidezza, c'è un po' di vergogna. Perché nonostante siamo insieme da 3 anni, siamo in classe insieme, c'era comunque un po' di timidezza e questa cosa ci ha aiutato molto a superare queste tematiche, insomma. Allora, no, niente, volevo aggiungere solamente che è stata un'esperienza bellissima che augurerei a tutti e volevo ringraziare tutti i miei prof e anche la preside perché è veramente un'esperienza da provare. Ti fa crescere in tutti gli ambiti. Antonio, si è tagliato i capelli nel Mi frattempo. Vai. sento. Sì. Ok, come hanno detto già i miei amici, che diciamo è stata un'esperienza molto molto bella, che ha riunito tutta la classe, perché cioè, ci ha riunito proprio. Questo progetto è stato molto d'aiuto per noi, per la crescita nostra e tutto. Niente, hanno aggiunto tante cose loro, quindi. E tu hai parlato pure tanto durante il documentario, ma tu vuoi ancora fare l'attore? Ovvio. Ovvio. Bene, bene.
E in bocca al lupo allora per questo. E mi raccomando, però, continua a studiare, perché altrimenti non... devi prima diplomarti. Oh. E Giovanni? Ciao, buongiorno, mi sentite? Innanzitutto? Sì, sì, ciao. Ok. Innanzitutto volevo ringraziare la prof Cimini, prof Barletta, prof Serra, il prof Pacelli e la preside, perché senza loro noi non saremmo qui oggi. Comunque, niente, è stata una bella esperienza, anche se devo dire la verità, all'inizio mi annoiavo un po'. Infatti, personalmente è stato un po' come la scuola. Quando ci sei dici, no, Dio, mi scoccio, però poi quando finisce dici, no, wow, però è stato bellissimo. È stato più o meno così per me. Infatti mi manca un po'. Adesso che sei in DAD, adesso che sei in didattica a distanza, vorresti tornare a scuola, immagino, vero? Sì, tantissimo, non vedo l'ora. Questo è un sentimento comune di tanti studenti. Sì. Va bene, dai, grazie tante. Non so, Luigi, se ci sono altri studenti o dobbiamo... No, purtroppo avevamo altri due studenti, ma non riusciamo a coinvolgere, ma va benissimo così. Ecco, forse sono riusciti a entrare in questo momento Sasha e Artem, giusto per un saluto. Buongiorno, prof. Buongiorno. Ciao, voi siete fratelli? Okay. Sì, sì, sì. Ma voi come vi siete trovati a dover leggere questi testi in italiano così, così difficili? Non vuole parlare. Difficili, tipo... Ah, non li avete trovati difficili, bene. Da qualche parte sì. In qualche parte sì. E, che cosa avete voglia di raccontare delle esperienze che avete fatto? Cosa vi è rimasto maggiormente? Sasha e Artem sono molto, molto riservati. Ho capito. Molto timidi, però sono riusciti a raccontarsi dopo... mie sollecitazioni continue, e devo dire che ci hanno dato uno spaccato e una parte del loro mondo molto molto importante, e perché appunto loro sono venuti anche in Italia non da moltissimo tempo e sono stati bravissimi nell'imparare la lingua, nell'integrarsi con estrema facilità, e grazie soprattutto a Sasha. Più che Artem, a dirla tutta. Sasha, vuoi dire qualcosa? Hai il microfono disattivato. Se mi chiedete qualcosa. Cos'è stata questa esperienza che per te è una tortura, immagino? A volte, cioè, un po' con la lingua di più, ma era divertente, più che difficile. Divertente più che difficile. Bene, bene. Va bene, li salutiamo. Grazie. Passiamo, ragazzi. Prego. Bocca al lupo per tutto, eh? Mimmo, io ti ringrazio per questa tua splendida presentazione di oggi, e spero appunto che ci sia poi l'opportunità di far crescere ancora di più questa sezione, che ripeto è un numero zero, e secondo il direttore già nella primavera 2021 potremo in presenza a Torino invitare delle nuove scuole, tra cui la scuola di Bobbio, la Fondazione Fare Cinema di Marco Bellocchio, una prestigiosissima realtà italiana, e spero che tu possa essere lì con me in questa primavera, quando ci saremo liberati da questo incubo. Ti ringrazio, Luigi, è stato davvero un grandissimo piacere, e spero che questo dialogo davvero continui, perché è un tema fondamentale. Come appunto dicevo prima, emergono sempre veramente delle ricchezze nel raccontare questi percorsi, ancor più spesso che nel vedere il risultato di questi percorsi. Non in questo caso, perché Scena al Laboratorio è un documentario eccezionale, però come nell'attività didattica, insomma, camminante non è cammino, sia se cammino all'andare, sì, è il percorso più importante del risultato. Grazie a tutti, grazie. Grazie.